Oggi accordiamo questa chitarra e da qualche parte qua in casa mia, nascosto non so bene dove, dovrei avere il mio accordatore digitale simile a questo qua che vedete a schermo. Ma non lo trovo e quindi me lo faccio da solo. Lo scopo di questo video è quello di fare un progetto che usi la trasformata di Fourier. È vero che 2 settimane fa, in questo video, ne avevo già portato uno, ma in quel video io non analizzavo la trasformata di Fourier, ma semplicemente ne visualizzavo una sua rappresentazione. Quindi, per questo video, non solo andrò a determinare la trasformata di Fourier di un suono, ma ce la dobbiamo anche analizzare. Questo progetto che porto per questo video lo feci anni fa, credo nel 2014, quando ancora andavo all'università, e lo feci in un linguaggio di programmazione che ancora in questo canale non ho mai portato, MATLAB. Tuttavia non ho più il codice e quindi l'ho rifatto in Python in base alle cose che mi ricordavo. E sì, c'erano cose che io ricordavo, ma c'erano anche altre cose che ho dovuto ripassare. Ma procediamo con ordine. Prima di proseguire, alcune precisazioni. Non so suonare la chitarra. And 1, 2, 3, 4. 2. In questo video io utilizzerò quella che viene definita la scala cromatica. Questo significa che utilizzerò tutte 12 note, quindi Do, Do diesis, Re, Re diesis e tutte quelle che vengono dopo. A video utilizzerò sempre la convenzione inglese per quanto riguarda le note, quindi anziché esserci Do ci abbiamo C, Do diesis e C sharp o C diesis, ci siamo, no? E allora possiamo iniziare dalle basi. Cosa significa accordare una chitarra? Accordare una chitarra significa tendere ognuna delle sue corde al punto che vibra a una determinata frequenza. E a quali frequenze vibrano le corde di una chitarra? Ora, seguitemi attentamente perché c'è un bel po' di matematica di mezzo e quindi non ci dobbiamo perdere. Anche perché tutta questa matematica poi la vediamo nel codice. Facciamo un esempio, prendiamo 3 note adiacenti. La, La diesis, Si. Ognuna di queste note ha una certa frequenza. Non ho scelto a caso il La perché ha una determinata frequenza molto precisa. Poi vediamo in quale circostanze, però intanto diciamo che il La ha una frequenza di 440 Hz. Ora, la differenza che c'è in frequenza tra il La e il La diesis non è la stessa che c'è fra il La diesis e Si, perché le frequenze tra le varie note non hanno una distanza lineare e quindi non hanno una distanza fissa, ma bensì esponenziale. E le frequenze delle note si possono calcolare con questa formula, dove H è il numero della nota, 440 è la frequenza di riferimento impostata per la nota La, 12 perché, come vi dicevo, nella scala cromatica ci stanno 12 note. La cosa simpatica di H è che può essere un qualsiasi valore intero, positivo o negativo. E come negli array in C, è pure zero based, quindi questo significa che se noi mettiamo H uguale a 0, abbiamo come frequenza risultante 440, quindi la frequenza del La di riferimento. Se mettiamo 1 otteniamo la frequenza di La diesis, che dovrebbe essere, se ho fatto bene i conti, 466.16 Hz, e così via fino a 11. E che succede se mettiamo 12? Otteniamo una frequenza di 880 Hz. Ma che nota sarebbe? È sempre il La. Quindi le note si ripetono ciclicamente a multipli di potenze del 2. Chiaramente a frequenze più alte per noi risulta essere un suono più acuto, invece con frequenze più basse abbiamo un suono più grave. Infatti esiste un La a frequenza di 220 Hz quando H è meno 12. Ma si tratta sempre della nota La. Come chiamano i musicisti questa ciclicità delle stesse note, però a frequenze più alte e più basse? La chiamano con il termine ottava. Infatti il La a 440 Hz
si trova nella quarta ottava, mentre quello a 220 alla terza ottava e così via, in base sempre al valore che mettiamo a questo coefficiente H. Una chitarra standard ha 6 corde. Lo so che ci sono quelle da 12 corde, ma non è, diciamo, argomento di questo video. E la cordatura standard per una chitarra a 6 corde è questa qua che vede qua a schermo. Partendo dalla corda più spessa abbiamo come nota il Mi, poi c'è il La, poi c'è il Re, il Sol, Si e ancora Mi. La prima e ultima corda sono la stessa nota, ma queste due corde, nonostante che siano la stessa nota, appartengono a due ottave diverse. In particolare la corda più spessa è un Mi 2, quindi alla seconda ottava, mentre la corda più sottile è un Mi 4, quindi alla quarta ottava. Di solito, quando si parla di scala cromatica, la prima nota è il Do, poi seguita dal Do diesis e così via. Poiché questa formula che abbiamo visto prende come punto di riferimento il La, io d'ora in poi dirò che la seconda nota è il La diesis, oppure se dico due noti precedenti intenderò dire il Sol, perché sto partendo dal La. E questa cosa poi la vediamo anche nella lista che contiene il nome delle note nel programma, quindi ci tornerà utile. Dunque, che frequenza ha la corda Mi più spessa di una chitarra, cioè quella che vediamo più vicino a noi, anche se poi è la sesta corda? Sappiamo che è la seconda ottava, quindi dobbiamo andare indietro di almeno 24 note e poi dobbiamo andare indietro di altre 5 note, visto che il Mi precede il La di 5 note, quindi abbiamo un totale di 29. Se applichiamo questa formula mettendo al posto di H meno 29, il meno perché, come vi dicevo poco fa, stiamo andando indietro nelle ottave, otteniamo un valore di 82.4 Hz. Questa è la frequenza che questa corda deve vibrare per essere accordata. Se la corda vibra a frequenze diverse, vuol dire che è scordata e deve essere regolata. E ovviamente ci possiamo calcolare tutte le altre frequenze per le altre note corrispondenti alle corde, applicando quella formula ovviamente. Un altro concetto matematico che ci ritornerà utile è ovviamente la trasformata di Fourier. Se non sapete cosa sia o magari volete andarvi a rispolverare cosa sia, vi consiglio di guardare questo e quest'altro video. Ogni coefficiente della trasformata di Fourier si riferisce all'ampiezza di una funzione seno e di una funzione coseno, ovviamente a frequenze diverse. Ma quali sono queste frequenze? Finora di questa cosa non ne ho parlato. Se voglio sapere se la mia corda vibra a 83 Hz, devo capire quale coefficiente della trasformata di Fourier devo andare a guardare che corrisponde alla frequenza di 83 Hz. Perché se vi ricordate, alla fine la trasformata di Fourier è un array di numeri complessi. Ora, se io ho un array di 1000 elementi che rappresenta il mio suono e lo do in pasto alla trasformata di Fourier, riceverò in output 1000 numeri complessi. Il primo numero è quello inerente a una funzione seno e coseno di 0 Hz, infatti viene chiamato coefficiente DC e le sue implicazioni sono diverse, ma non ne parlo oggi. Per il nostro video a noi non ci serve. Perfetto, abbiamo capito che il primo coefficiente è quello a frequenza 0 e il secondo coefficiente, cioè quello che nel nostro array si troverebbe la posizione 1, a quale frequenza corrisponde? 1 Hz? 2 Hz? 3.14 Hz? Ovviamente c'è un modo per calcolare a quale frequenza ogni coefficiente corrisponde e questo valore restituisce quello che viene definito la risoluzione della trasformata di Fourier. Quello che si fa è basta dividere la frequenza di campionamento del nostro segnale audio per la lunghezza di questo array. Se supponiamo una frequenza di campionamento classica di 44.100 Hz e divido per 1000 visto che è la lunghezza del nostro array, otteniamo per questo esempio un valore di 44.1. Significa che il secondo coefficiente della trasformata di Fourier corrisponde a una frequenza di 44.1 Hz, il secondo alla frequenza 88.2 Hz e così via. Ora, se voglio fare in modo che ogni coefficiente della mia trasformata di Fourier corrisponda a un singolo Hz,
l'array che do in pasto alla trasformata di Fourier deve essere lungo la stessa lunghezza della frequenza di campionamento, cioè devo passare non 1000 elementi, ma ne devo passare 44.100. Questo significa che occorre che io gli dia in pasto un secondo di audio, perché ogni secondo di audio vengono campionati 44.100 campioni. Quindi tutto questo è per dirvi che il mio programma analizza blocchi audio di un secondo. Questo perché quando faccio la trasformata di Fourier ogni coefficiente mi corrisponde a un intervallo di un hertz. Ora, se io prendessi la mia chitarra e faccio vibrare la corda più spessa, supponendo ovviamente che sia accordata, io mi aspetto nella trasformata di Fourier un picco alla posizione 82, visto che ha una frequenza di 82.4 Hz. Se faccio questa cosa, ottengo questo grafico e non si capisce nulla. Questo perché il nostro segnale audio è formato da tante altre cose e di tante altre frequenze che per esempio corrispondono al timbro dello strumento. Infatti, se io faccio il Mi alla seconda ottava con la chitarra o col basso, è la stessa nota, ma abbiamo un suono diverso perché i due strumenti hanno un timbro diverso e queste informazioni stanno anch'esse all'interno della trasformata di Fourier. Però se noi zoomiamo, tuttavia troviamo qualcosa di interessante. In effetti c'è un picco a 82, ma ci sono anche questi altri picchi che sembrano bene o male alla stessa distanza. E cosa sono questi altri picchi? Beh, il problema è che una corda, in questo caso il Mi 2, non vibra solamente alla frequenza 82.4 Hz, ma anche a multipli di questa. E come vengono chiamati questi altri picchi che sono multipli della frequenza della nota in questione? Vengono chiamate armoniche. Sempre di armoniche stiamo parlando. E quindi qualcuno mi potrebbe dire: prendiamo il picco massimo e ce ne usciamo. No, questo non lo possiamo fare, perché in questo esempio il picco massimo corrisponde alla frequenza di 248 Hz. Invece la frequenza della corda che io voglio deve essere all'incirca di 82-83 Hz, cos'era 82.4, quello che stava per essere, che è decisamente a un picco, come vedete qua, molto meno pronunciato. E quindi come ce ne usciamo? Possiamo prendere un paio di picchi e cerchiamo di capire di quando si discostano. L'ho provato e funziona male, molto male. E quindi quale sarebbe la soluzione? Come faccio a capire quale frequenza questa corda sta vibrando date tutte queste armoniche? Cioè c'è un putiferio di armoniche. Ed è qua che io non ricordavo cosa avevo fatto 10 anni fa e ho dovuto fare qualche ricerca online per rinfrescarmi la memoria, e l'ho trovata la soluzione. La soluzione si chiama Harmonic Product Spectrum, o semplicemente HPS. Sappiamo che queste armoniche sono multipli dell'armonica che io chiamerò impropriamente fondamentale, che abbiamo detto essere di 82.4 Hz. Quindi, poiché stiamo discretizzando, vedete qua che il picco compare alla posizione 83. L'altro picco io me l'aspetto a 2x83, quindi a 166. L'altro ancora a 83 moltiplicato 3, che fa 249. Qua compare a 248, perché ricordiamoci che la frequenza originale non è esattamente 82, o no, 83, ma 82.4, quindi ci sta, visto che noi abbiamo una risoluzione che va al più a 1 Hz, che ci possono essere problemi di approssimazione. Ma non è questo il punto è che, bene o male, a parte qualche problema di approssimazione, tutte queste frequenze sono multipli. E non sono multipli di potenza del 2 come diciamo poco fa, no, sono proprio multipli, 1, 2, 3, 4. Quindi abbiamo delle distanze precise. E come possiamo sfruttare questo fenomeno? È qua che entra in gioco questo algoritmo chiamato HPS, che fa un ragionamento molto semplice. Prendo la trasformata di Fourier e la comprimo, cioè i valori vengono schiacciati. Cosa significa questa cosa? Se vogliamo rappresentare questa operazione graficamente, è come se noi stiamo riscalando, ovvero rendiamo l'immagine più piccola, come vedete questa qua, schermo con la mia immagine. Ma se faccio questa operazione in una dimensione, è come se accadesse questo a schermo, vedete che mi sto schiacciando. Quindi quello che faccio è di riscalare la trasformata di Fourier, e di quando prima la riscalo della metà,
poi di un terzo e poi di un quarto. Potrei anche andare avanti, però diciamo io mi fermo, se non ricordo male, a 4 compressioni, o meglio a 3, e poi uso l'originale. E cosa ci faccio con tutte queste trasformate di Fourier, una originale e le altre un po' più piccoline? Le moltiplico insieme. Perché faccio questa operazione? Facciamo, ve lo spiego in maniera verbale, poi faccio vedere un esempio grafico. Se io ho un picco, per esempio, a 50, e tutti i suoi multipli, quindi a 100, 150, 200, il picco che si trova a 100, nella versione compressa, si ritroverà a 50. Nella versione compressa, quella di un terzo, il picco che si trovava a 150 si troverà di nuovo a 50. Quindi poi moltiplicando il picco della mia frequenza a cui la corda vibrava, che come vi ricordate era un picco piccolissimo, una volta che moltiplicato per tutte queste trasformate di Fourier più compresse, avrà un picco enorme. E qua vi faccio vedere un esempio grafico. Questa è la trasformata di Fourier originale, questa è quella a scala della metà, questa è di un terzo, e il loro prodotto mi fa vedere questo grafico. È vero che ci sono sempre due picchi, però il picco che a me interessa è quello più alto. In questo momento, dopo questa operazione, posso dire che il picco dei picchi è esattamente quello che mi dirà la frequenza della corda. Tutto magnifico! Bellissimo e stupendo, ma ricordiamoci che l'applicazione che io voglio fare è un accordatore di chitarre, quindi le corde si presuppone che siano scordate. Come facciamo a sapere quando siamo fuori, cioè fuori tono? Vi ricordate questa formula? Questa formula ci dice che data una nota ci restituisce una frequenza. Quello che non vogliamo fare è l'esatto opposto. Data una frequenza, dimmi che nota è. Ovviamente mi dirà l'indice della nota, che poi io posso andare a calcolare visto che so dove stanno. Facendo qualche operazione matematica possiamo ricavare questa formula. In questo caso H non è più un numero intero, ma è un numero reale. Cioè H sarebbe un numero intero quando noi siamo a frequenze precise, ma noi non saremo mai a frequenze precise perché noi vogliamo accordare una chitarra, quindi sarà molto spesso fra due note. E quindi che senso, cioè qual è il senso di avere un risultato tipo 3.2? A partire da là, che sta alla posizione 0, alla posizione 3 abbiamo il Do. E quel punto 2 mi dice che non sono perfettamente accordato, ma che sto tendendo verso un Do diesis. Viceversa, se il risultato fosse stato 2.8, sarebbe sempre un Do, ma un po' più calato verso la nota precedente, che sarebbe il Si. Con tutte queste informazioni possiamo andare a fare il nostro accordatore in Python. E quindi andiamo a vedere il codice. Ma dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di Code Academy. Io sono Valerio e oggi accordiamo questa chitarra col mio accordatore fatto in Python. Finora avete visto tutta la matematica, tutta la teoria che ci stava dietro, e ora vedete, tra un po' andremo a vedere, come ho implementato tutto questo. Il codice lo troverete in un pastebin, che metterò il link qui sotto, lo metto in un pastebin perché alla fine ho fatto tutto in un unico script. E quindi, prima di proseguire, se siete giunti fino a qua, sarebbe il caso che possiate lasciare un like, perché se vi siete beccati tipo, io sto registrando da quasi mezz'ora, se vi siete beccati 20-25 minuti di video, vuol dire che vi è piaciuto stare qua, quindi potete mettere un like. Potete anche supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale e cliccando la campanellina degli avvisi. E inoltre, se volete, potete anche offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, e troverete anch'esso il link di Ko-fi in descrizione. E adesso andiamo a vedere il codice. Prima di mostrarvi il codice, piccolo disclaimer: non vi farò vedere il codice che riguarda gli elementi grafici. Tutto l'aspetto grafico è stato fatto utilizzando Pygame, che è una libreria di cui ne avevo già parlato in questo video, quindi non parlerò di Pygame. E quindi mi focalizzo su tutto quello che riguarda l'aspetto musicale del programma. In questa linea imposto il numero di passaggi che devo fare con l'algoritmo HPS.
Qua ho una lista di note musicale e in questa variabile tengo la frequenza dell'A4, che il La in inglese è la nota A, che sta a 440 Hz. Qua vado a prendere la lista dei microfoni e li stampo nella console, perché con questo programma io posso cambiare microfono utilizzando i tasti funzione, però quali sono i microfoni da qualche parte li devo vedere. I tasti funzioni, almeno nella mia tastiera, sono 12 e dubito che qualcuno abbia più di 12 microfoni. Qua imposto un microfono in default che io ho messo a 1 perché è il microfono che io sto utilizzando, cioè questo qua sarebbe il microfono 1. L'ho lasciato a 1 perché non volevo ogni volta avviare il programma e poi cambiarlo, quindi l'ho lasciato a 1. Per ascoltare tutto quello che il microfono sente, ho utilizzato una libreria molto mal documentata, ma non mi pare che potevo fare altro se volevo fare un programma multipiattaforma. Questa libreria si chiama Pi Audio. Pi Audio ha due modalità, ha due modi, diciamo, per prendere i dati dal microfono, attraverso una chiamata bloccante e una non bloccante. Io ho scelto quella non bloccante, che praticamente ogni volta che vengono captati dei suoni, quindi costantemente, il programma, la libreria, chiamerà una funzione di callback, che io ho chiamato con molta fantasia callback. E non faccio altro in questa funzione callback di prendere questi dati e li metto in una lista chiamata raw data, che a sua volta è una variabile globale. Sì, lo so, non è la cosa più bella del mondo da fare, ma alla fine stavo già mettendo tutto il codice in un unico file, quindi già la porcata di scrivere un codice mal l'avevo già fatta, quindi perché non peggiorare ancora? Adesso, il problema di questa libreria, o meglio, uno dei tanti problemi di questa libreria, è che ti dà una lunga lista di byte nudi e crudi. In questa parte del codice avevo specificato che il formato doveva essere di interi a 32 bit. Quindi sappiamo che ogni 4 byte è un intero. Ma non c'è scritto da nessuna parte in questa simpaticissima libreria se parliamo di interi a 4 byte, little endian o big endian. E quindi sono dovuto andare un po' a tentoni. Se non sapete cosa significa il concetto di big o little endian, beccatevi questo video perché ve l'avevo già spiegato. E quindi quello che ho dovuto fare è andare un po' a tentoni e ho deciso alla fine che secondo me era tutto little endian. Ecco il motivo di questo simbolo minore che precede la I, che sta appunto a indicare interi a 32 bit. E da questo punto in poi del codice io inizio ad ascoltare il microfono. Io ho qua impostato di utilizzare una frequenza di campionamento di default, che è nel mio caso di 44.100. Ho utilizzato questo valore non solo per la frequenza di campionamento, ma anche della finestra di ascolto. Questo significa che ogni volta che la libreria percepirà 44.100 campioni, quindi ogni secondo di ascolto, la funzione callback verrà chiamata e dice: guarda, sono arrivati nuovi dati. Tutta la parte che riguarda l'analisi dell'audio è in queste 40 linee più o meno di codice. Qua dico che se il valore massimo del segmento audio che è stato ascoltato non superi una certa soglia che io ho impostato in maniera arbitraria a 50 milioni, non se ne fa nulla. Fai tutta l'analisi che viene dopo quando senti un suono molto forte. Questa linea qua mi calcola la risoluzione della trasformata di Fourier, poiché è sempre di un Hertz, visto che la frequenza di campionamento e il numero di campioni che do in pasto alla trasformata di Fourier sono uguali, però è un dato che conviene sempre calcolare perché magari in futuro potrei cambiare. Per esempio, se un domani decidessi di voler utilizzare non un secondo ma due secondi di audio, la risoluzione della trasformata di Fourier sarebbe di mezzo Hertz, quindi molto più definita. A questo punto del codice calcolo la trasformata di Fourier e ne prendo anche il suo valore assoluto e calcolo anche il logaritmo in base 10. Potrei anche saltare quest'ultimo passaggio, cioè quello di moltiplicare, cioè scusate, quello di prendere il logaritmo in base 10, ma ce l'avevo per scopi di visualizzazioni, ormai c'è, ce lo teniamo.
E poi sopprimo i primi 3 Hz con 0, perché il primo, diciamo, slot, quello a 0 Hz, corrisponde al coefficiente fondamentale della sfumata di Fourier, e quelli più vicini, non si sa mai, hanno dei picchi alti, ce li togliamo di mezzo. Tanto non c'è nessuna corda che vibra a 3 Hz. Tra l'altro, in un esempio che ho trovato online, in quel codice, questa operazione veniva fatta per i primi 60 Hz. A questo punto del codice faccio quell'algoritmo di cui parlavo poco fa, quello Harmonic Product Spectrum. Per comprimere la trasformata di Fourier della metà, non faccio altro che prendere ogni 2 valori. Se lo devo fare di un terzo, ogni 3 valori e così via. Quindi in questo ciclo for io non faccio altro che prendere ognuna della versione più ridotta della trasformata di Fourier per moltiplicarle. A questo punto posso prendere la posizione del picco dei picchi, che mi dà esattamente dico a meno della risoluzione e di errori di approssimazione, la frequenza a cui la mia corda sta vibrando. E questa posizione ovviamente la devo moltiplicare per la risoluzione della trasformata di Fourier, poiché in questo caso è di un hertz, quindi 1, quindi non, questa operazione è moltiplicato per 1, non succede nulla. Però, diciamo, è sempre qualcosa da poter fare, come dicevo poco fa, se cambio la risoluzione della mia trasformata di Fourier in futuro. Applico questa formula che vi ho fatto vedere poco fa in questo punto del codice per ottenere quale nota abbiamo trovata, e arrotondo per ottenere l'indice della nota, ovviamente con un modulo 12. Ma poi mi prendo anche il primo valore della parte decimale. Questo cosa significa? Che se noi abbiamo 3.2, io mi vado a selezionare il 2, perché quel 2 sostanzialmente mi fa capire di quanto io sia fuori tono. Così io posso dire all'utente: guarda che sei troppo alto, quindi scala la frequenza, quindi gira il, come cavolo si chiama, il bischio là, come diavolo si chiama, cioè allenta la tensione della corda un pochettino. Ho trovato online un sito che fa la stessa cosa utilizzando JavaScript e lo utilizzerò come riferimento, e quindi adesso andiamo ad accordare questa chitarra. Non capisco perché il riferimento non sta funzionando, quel sito non sta funzionando. Ah, ora sta funzionando. Troppo vicino. Troppo. Perfetto. Questo dovrebbe essere accordato. Questo dovrebbe essere un La. Vediamo. Un La un po' sottotono. Ecco, ci siamo. Ora la terza corda è un Re, quindi la terza corda è un Re, metto qua e vediamo cos'è. Questo deve essere un Sol. Questo
Sì. Yeah. E l'ultimo, come abbiamo detto poco fa, è un Mi. Cioè, ancora ce ne vuole per diventare un Mi. Sembra pure che mi si rompa la corda. Perfetto pinguini, grazie per essere stati qui con me fino a questo punto anche oggi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao Kilo!